Il passaggio dalla carriera sportiva a quella quotidiana lavorativa è uno dei momenti più difficili che riguarda i giocatori di pallacanestro, ma tutti gli atleti in particolare. Cambia a seconda del livello professionale in cui si pratica lo sport, nel nostro caso la pallacanestro, ma sicuramente è molto importante iniziare un percorso formativo che possa portare nel momento del cambio tra la vita professionale sportiva e quella lavorativa a una preparazione che sia adeguata ad un momento che comunque è complicato. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, il percorso di studi anche all'estero mi ha aiutato a comprendere durante la mia carriera sportiva quanto quel momento fosse importante e nella crescita anche formativa attraverso l'università. L'organizzazione è fondamentale. Riuscire a trovare il tempo per fare gli allenamenti, seguire una dieta equilibrata, però al tempo stesso dedicare ore allo studio e alla crescita è una delle sfide più grandi che anche come associazione giocatori oggi cerchiamo di sostenere per quanto riguarda il percorso degli atleti. Fondamentale è altresì essere vicini ai giocatori che decidono di intraprendere questo percorso. Spesso c'è distanza, disinteresse, a volte paura. Noi facciamo attualmente delle riunioni all'interno degli spogliatoi come associazione giocatori e portiamo degli esempi concreti di giocatori che, nonostante abbiano raggiunto grandissimi risultati sportivi professionali, sono stati capaci di iniziare un percorso diverso e oggi hanno successo anche in una vita che è diversa da quella del professionismo sportivo o della carriera legata comunque al mondo dello sport. Faccio l'esempio di Stefano Mancinelli, che è un atleta tuttora in attività della Fortitudo Bologna, già capitano della nazionale italiana di pallacanestro, che con Marco Materazzi, altro campione dello sport, ha una catena importante di negozi sportivi in Italia. Oppure quella di Marco Carraretto, più volte scudetto con Siena e oggi ancora in attività nelle serie minori, ma ha iniziato un percorso nel mondo economico-finanziario come consulente. Portare questi esempi all'attenzione degli atleti è un modo per colmare quella distanza che c'è tra la pesantezza un po' di studiare, trovare tempo per formarsi durante la stagione, che comunque è impegnativa dal punto di vista delle energie anche fisiche, e quello che deve essere un percorso che comunque poi va fatto attraverso impegno, sacrificio e fatica.